Terza vittoria consecutiva per il notaresco, a cui basta un gol di bontà nella ripresa per battere l'Olimpia Agnonese. È la prima uscita del 2019 per i molisani, dopo i rinvii per maltempo delle gare contro Real Giulianova e Cesena. Nuovo anno e girone di ritorno che invece ha già portato in dono due vittorie per il notaresco, contro Castelfidardo e Recanatese. Cudini fa rifiatare Candellori e Moretti, scegliendo rispettivamente al loro posto Ruci e Laringe, mentre Foglia Manzillo può contare sui rinforzi d'esperienza Ancora e Formoso. La gara sembra poter partire bene per il notaresco. Dopo pochi minuti, infatti, Liguori viene atterrato in area ed il direttore di gara non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore per i padroni di casa. Dal dischetto Minella però disegna una traiettoria centrale che Maraolo intuisce e neutralizza. Agnonese, penultimo in classifica, ha bisogno di punti salvezza e ci prova al 12esimo, quando Ancora di testa non riesce ad angolare bene un pallone che arriva da calcio d'angolo. I padroni di casa si fanno vedere al 18esimo, quando Blando chiama Minella al colpo di testa, alto però sulla traversa. Un minuto più tardi l'Agnonese protesta perché vorrebbe un calcio di rigore dopo un contatto in area tra Niang e Sieno, ma l'arbitro non ne ravvisa gli estremi. Le occasioni del primo tempo si esauriscono praticamente qui, con il notaresco che tiene la manovra ma non trova lucidità negli ultimi metri. I padroni di casa sembrano iniziare bene però la ripresa, quando Bontà viene anticipato di un soffio a due passi dalla porta, prima dell'impatto con il pallone. E ancora notaresco al 20esimo, Laringe ci prova dalla distanza ma il suo tentativo viene ribattuto, con Liguori che raccoglie la sfera, ma la traiettoria è troppo centrale per impensierire Maraolo. Cudini allora manda subito in campo Moretti e Candellori per avere più esperienza in mezzo al campo, ma il cross vincente per il gol che arriva al 28esimo passa tra i piedi del 2001 Fabriani, che vede il taglio in area di Bontà con colpo di testa che porta avanti la formazione di Cudini. Da qui in avanti i rossoblù si limitano a controllare e a provarci con qualche ripartenza, rischiando però ad un minuto dal termine quando Salim Ribeiro, da calcio d'angolo, trova la testa di Corbo, ma il terzino non inquadra la porta. Adesso la squadra di Cudini tornerà in campo domenica sul difficile campo della Jesina. Mister, poteva essere un episodio negativo quel calcio di rigore fallito all'inizio, invece siete stati bravi psicologicamente a non subire questo episodio e avere pazienza e poi avere anche la bravura di passare in vantaggio e vincere. Sì, hai detto bene, non è facile magari partire con l'handicap tra virgolette di un rigore sbagliato, soprattutto nelle partite infrasettimanali dove lo sforzo è magari da centellinare, quindi mentalmente sicuramente non ci ha fatto bene, però i ragazzi sono stati bravi, ci hanno sempre creduto, hanno sempre continuato a fare quello che dovevamo fare, non si sono fatti prendere dall'entusiasmo e dalla voglia soprattutto di andare là senza avere la manovra, quindi il secondo tempo siamo stati ripagati, abbiamo messo qualcosina in più sicuramente e credo che questo i ragazzi non finiscono mai di stupirci, questa è la verità, perché poi dopo al di là del risultato, al di là delle prestazioni che spesso e volentieri sono positive, vederli giocare e vederli poi alla fine gioire per un risultato positivo credo sia la cosa più importante. Tu fai parte di quelli che sono stupiti o di quelli che invece si aspettano insomma prestazioni del genere? Ma stupito sinceramente, del campionato forse sì, se andiamo a guardare il percorso, però vedendoli tutti i giorni stupito di quello che fanno in campo la domenica, poi no, sinceramente, perché la disponibilità è tanta, la qualità è buona e quindi credo che ho detto a loro di continuare a stupire sotto questo aspetto. Hai rinunciato all'inizio a due giocatori esperti come Moretti e Candellori, però hai trovato comunque risposte positive anche da altri due giovani, come se non bastassero quelli che comunque metti spesso in campo. Sì, oggi abbiamo alternato qualcosa sia in mezzo al campo che davanti, questo anche perché abbiamo qualità importanti in rosa, quindi è giusto dare anche spazio agli altri e far recuperare chi in questo momento ha tirato il traino fino adesso, quindi contento della prestazione di chi ha giocato per la prima volta a titolare, vedi Ruci, e chi invece ha dato continuità come Laringe davanti, ma contento di tutti, soprattutto per la voglia, l'entusiasmo e lo spirito che mettono in campo. Abbiamo bisogno di punti anche se dobbiamo recuperare due partite. La partita di oggi è inutile, insomma abbiamo giocato contro una squadra importante, c'ha tanti punti, c'ha secondo me un bravissimo allenatore che oggi ha schierato 6 under, di cui 2 2001, quindi significa che il polso della situazione è in mano, la squadra gioca bene, ha le idee chiare. Però oggi le avevamo anche noi le idee chiare, sinceramente, perché pur facendo una gara corta, nel complesso secondo me il punto meritatamente lo stavamo anche portando a casa.
anzi mi dispiace soltanto non aver fatto male nel primo tempo, quando magari un paio di ripartenze potevano darci anche i presupposti per un vantaggio. Dispiace anche per quel rigore, lo voglio rivedere, perché 5 minuti dopo il loro rigore probabilmente ce n'era anche uno per noi, e se non era rigore delle due l'una, è un retropassaggio al portiere a 5 metri dalla porta, quindi non lo so, io ho l'impressione che, non lo so, ormai sono 18 partite che sto qui, non so, quando ci devono fischiare qualcosa contro non ci pensano due volte, non vorrei che il paesino così non si infierisca su questa società.